Salve a tutti ragazzi ed eccoci qui tornati su Pokémon Giallo nell'undicesimo episodio. Mi raccomando, prima di iniziare, se volete supportarmi iscrivetevi al canale, lasciate un bel mi piace, commentate, condividete e attivate la campanellina per rimanere sempre aggiornati. Nella puntata precedente abbiamo recuperato la Spettro Sonda e adesso possiamo tornare alla torre Pokémon e possiamo salvare finalmente Mr. Fuji. Ok, non ho parlato solo per farvi sentire la musica di Lavandonia, eh? Sì, sono un po' cattivo oggi. Dato che ora abbiamo la Spettro Sonda, possiamo vedere gli spiriti all'interno della torre. A breve appariranno. Vediamo un po' se appaiono. Eccolo. Guardate un po' Ghastly. Qui si può trovare sia Ghastly che Hunter. Vediamo quanti punti dà se lo sconfiggo. Mazza quanti. Non so, mica pochi questi, eh. Comunque uno lo catturiamo. Questo intanto lo batto. Ne abbiamo 12, quindi perfetto. Usiamo, sì, sempre bollar. Ammazza, un colpo solo. Devo trovare quello un po' più resistente. Vabbè, uso pistolacqua, dai. Molto bene, strumenti. Ho anche delle Mega Ball, mi sembra. Sì. Molto bene. E abbiamo preso anche un altro Pokémon stupendo. Non lo metterò in squadra, eh. Gassosa, perfetto. Ah, qui c'era anche la zona bianca, quindi potevo evitare di sprecare una pozione. Fammi un po' vedere quanto ci mette a passare al 35. 638. Quindi basta. Vabbè. Io continuo a sconfiggere dei Pokémon selvatici, faccio anche prima. Ok, però, cioè, mezzo passo c'è un Pokémon selvatico, diventa un po' pesante. Eh sì, faccio fuga. Cioè, regà, ce ne stanno troppi. Quanto toglie il gelo raggio? Ok, se per giù vuole buona raggio. Ok, 35, tra un livello si evolve. Eccola qui. Perfetto. Si velocizzo perché tanto qua già ci siamo stati. Vedi, si trova pure Cubone. Pistolacqua. Vabbè, cazzo. Un po' se ne trova un altro. No. Fuori intrusi. E guardate un po' chi è. In realtà è Marowak, ovvero lo spirito di Marowak, la madre di Cubone, che è stata uccisa dal Team Rocket. Qui basta un bollaraggio, credo. Sì, molto bene. Infatti. Adesso possiamo andare avanti. Ok, allora, qui iniziamo con bolla raggio. E poi morso. Arbok, usiamo gelo raggio. Bolla raggio. Forse era anche meglio. Weezing. Dai, passa al 37, prego. Sì.
finalmente, adesso abbiamo Blastoise. Team Rocket se la svigna di nuovo. Allora, Blastoise al 36. Adesso alleniamo Pikachu. Poi Nidoking e poi Venusaur. Con Mr. Fuji. Sei qui per salvarmi? Grazie. Ma sono venuto qui spontaneamente. Sono qui per calmare l'anima della madre di Cubone. Credo che ormai lo spirito di Marowak sia già nell'aldilà. Grazie mille per il tuo interessamento. Seguimi fino alla casa Pokémon, ai piedi di questa torre. Dacci il Pokéflauto. Finalmente. Adesso posso anche andare a prendere volo. Ci vado subito. Allora, vabbè, prima vado a curare i Pokémon. Molto bene. Allora, se non sbaglio, la casa di volo, cioè per prendere la MN volo, si trova a sinistra di Azzurropoli. Quindi io, ragazzi, da qui faccio un taglio e ci vediamo ad Azzurropoli. Eccoci qua, allora. Qui c'è taglio e qui c'è Snorlax. Allora, ah, ci potevo andare pure prima allora. Quindi tagliamo e andiamo sopra. Vediamo chi si può trovare qui. Rattata, vabbè. Skippo. Spirov. Sembra qua si può trovare anche Doduo. Che finora sto vedendo. Eccolo infatti. Quindi dobbiamo catturarlo visto che non ce l'ho. Il problema è che, vabbè, usiamo una Mega Ball sola, va. Vediamo un po'. Dobbiamo fargli un po' di danno. E che uso qua? Mi conviene far così allora. Body Slam. Perfetto. Mega Ball. E l'abbiamo preso. No, nessun soprannome. Ok. E adesso andiamo da questa parte. E qui c'è la casetta misteriosa. Ah, lì c'è anche la pista ciclabile. Infatti mi sa che ci andiamo subito. Che palle, ragazzi. Devo tornare un'altra volta indietro. Vabbè, faccio un taglio e ci rivediamo qua. Perfetto. Ho capito. So io che mi sbaglio a premere tasto. Allora, prendiamo la MN02 che è volo e la diamo a Charizardino nostro al posto di braciere, mega pugno, fossa. Io direi mega pugno. E abbiamo volo. Molto bene. Qui c'è la pista ciclabile che ci porta, mi sembra, a Fuxiapoli. Poi c'è anche un altro percorso che ci porta mi sembra sempre a Fuxiapoli. Quello che era pieno di allenatori. Infatti io mi sa che vado proprio lì. Intanto catturo questo Snorlax che sta qui. Spero di avere abbastanza Pokéball però, perché Snorlax è tosto. Quindi strumenti, Pokéflauto. Allora, uno lo batto e uno lo catturo. Inizierei a catturare questo. Anche se non è così semplice. Non gli ho fatto nulla. Poi lui usa riposo, quindi. Body Slam. Fanculo. Ok, strumenti. Mega Ball.
Eh sì, per forza. Preso. Pensavo ci volesse un po' di più, invece ci è andata bene. Pokémon sonno. No, nessun soprannome. Molto bene. Qui invece c'è la pista ciclabile, vero? No, non c'è la pista ciclabile. Allora, in questo punto dovrebbe esserci. Vediamo un po'. No, non c'è l'assistente del professor Oak. Mi serve il condivisore di esperienza, che non mi ricordo dove sta. Cioè, so che ce lo dà un assistente del professor. Ah, qui è la pista ciclabile. Ok, però non farò prima questa. Torno un attimo indietro. Anzi, adesso volo, quindi non c'è bisogno che faccio dei tagli. Volo. E ce ne andiamo a Lavandonia. Molto bene, curiamo la squadra. Perfetto. E ce ne andiamo a sud perché c'è un percorso. Allora, alcuni li ho fatti off camera per portare su la mia squadra. Qui ho preso anche una MT. MT Command, infatti, questa l'ho presa off camera. E poi non sono andato avanti perché qua c'era l'altro Snorlax. Questi li ho battuti tutti. Quello per prendere uno strumento mi serve Surf. Ok, e adesso rifacciamo la stessa cosa di prima. Solamente che ora sconfiggeremo Snorlax. Velocizzo perché ormai l'abbiamo visto. Body Slam. Fulmine. Qui servirebbe una mossa lotta. E infatti ce l'ho. Ho Nidoking. Infatti è super efficace. Perfetto. Vediamo un po' quanti punti dà. Beh, mica pochi, eh. Molto bene. E qui invece vediamo un po' se c'è l'assistente. Eccolo qui, è lui. Sì. Ah, ok. Non è quello che cerco io. Vabbè, comunque potrebbe sempre essere utile, anche se io non l'ho quasi mai usato. Sì, ma come faccio a sapere dove stanno? Che poi qua, cioè, devi fermarti su un punto e poi dopo preme il cerca strumenti. Ah, qui siamo ad Aranciopoli, ok. Devo andare ancora più a sud. Ok, lì c'è la casa di uno che ci dà il super amo. Vabbè, dobbiamo pozionarci. Ok, passiamo al 34. Ottimo. Sì. Grazie mille. Vediamo un po' i Pokémon che si possono trovare ora. Così li catturo. Superamo. Vediamo un po' se abboccano. Sì. E guardate un po'. Orsi. A livello 20 io proverei a catturarlo così perché livello troppo basso, infatti. Molto bene. Fulmine. Usiamo Body Slam. Merda. Beh, tanto c'ho anche il revitalizzante. Li ho comprati apposta perché potevano servirmi, infatti. Lasciamo così Pikachu. Qua c'è uno strumento e anche... Ah, c'è anche un MT importante che però devo prendere, che sta a Plumbeopoli, pensa un po'. Cioè a Smeraldopoli, però quello o lo prendo alla fine oppure off camera. Che mi sembra che è Mangiasogni. Vorrei averla. Due Magikarp, ok. Ferro, questo lo possiamo vendere. Che palle, devo fa così. Perfetto.
Qui c'è un altro... un'altra zona d'erba, scusate. Vediamo se trovo quel Pokémon che vorrei. E no, mi sa che qua non si trova. Ci riprovo, vediamo un po'. No. Non è Gloom, però Gloom lo catturo. Visto che non ce l'ho. Perfetto. No, nessun soprannome, vediamo un po'. Weepinbell pure si può trovare. Molto bene. No, l'ho sconfitto, che palle. E niente, non l'ho più trovato. Ho fatto un taglietto per vedere se lo ritrovavo, invece niente. Evidentemente è raro. Ma su Pikachu. Ok. Questi se sono troppi ve li taglio poi, eh. 35, perfetto. Molto bene. Adesso alleno Nidoking. Ok. Incornata. Frana. Anzi, Frana era proprio super efficace. Infatti potevo usarla prima. Ok, la uso ora. Molto bene. Incornata. Rattata incornata. 34 per Nidoking e Pidgey. Usiamo Frana. Colpo. Perfetto. Eh sì, qua credo che ce ne stanno tantissimi. Percorso 13, Ponte Silenzio. Ok, allora faccio queste ultime due, ragazzi, e poi vi taglio tutto il resto, perché poi diventa un episodio troppo noioso. Per cui, anzi, prima però di fare il taglio voglio controllare lì chi si trova. Vulpix, Frana. Rattata, doppio calcio. Usiamo sempre i super efficaci. Molto bene. Allora andiamo a vedere là che chi si trova. Vabbè, questa ve la faccio vedere. Tanto facciamo in fretta. Colpo. Molto bene. 35 per Nidoking. Venusaur. Tocca a lui. Parte qua, questo è un percorso pieno di allenatori che hanno dei Pokémon volanti, quindi... Però vabbè, mo vediamo un po'. Niente ragazzi, non c'è nessuno che devo prendere, quindi... Allora, lì c'è... Aspettate, eh. Sì, c'è questa qua, che possiamo passare anche da qua sotto. Vediamo un po' quanti... Ok, l'ultima. Poi ve li taglio. Foglie lama che ho P. Infatti, vedete? Eppure sì, siamo livellati, ma non troppo. Brutto colpo. PG8. Perfetto, allora ragazzi, ci vediamo a breve. Affrontiamo questi due. Lacerazione. Facciamo fossa, che è super efficace, sì. Molto bene. Lanciafiamme lo impara purtroppo al... Oddio, ho sbagliato. Al 46, fra 10 livelli, quindi a voglia. Ok, Charizard al 37. Sì, andiamo un attimo qui, vediamo. Qui pure facciamo un altro taglio. Se trovo solamente il Pokémon che devo prendere io. No, qui non c'è nessuno di interessante. Fossa. Molto bene.
Perfetto, mi sa che Charizard lo uso anche nella palestra di Fuxiapoli, ragazzi. Perfetto. C'è questo, vabbè, poi se ne trovo troppi farò un altro taglio. 38, cioè lo stiamo livellando un po' troppo. Ok, qui non c'è sta più niente. Sì, questo. Questo è l'ultimo che vi faccio vedere. Ok. Ok, ragazzi, finalmente li ho battuti tutti. Scusate se ho fatto sto mega taglio, però comunque non era necessario fare un episodio così lungo facendo solo allenamenti. Adesso siamo arrivati alla nuova città. Vediamo un po' qui se c'è l'assistente del professor Rock. Eccolo qui. Sì, dacci il detector. Distributore di esperienza, scusate. 43 tipi, Vabbè, tanto qui c'è la zona safari, quindi avrò tutto il tempo per prendere altre specie di Pokémon. Giusto perché siamo a Fuxiapoli. Quindi, dato che comunque non ho fatto niente di particolare, io questo episodio lo concluderò battendo il capopalestra di Fuxiapoli, ovvero Koga, vero? Sì. Quindi intanto curiamoci la squadra. So che questo episodio probabilmente sarà più lungo del solito, Poi vediamo, visto che ho fatto qualche taglio, può essere che sono... che è il solito video, però penso che sia più lungo. Ok, allora, intanto per affrontare una palestra di tipo veleno non va bene Bulbasaur. Possiamo comunque iniziare con Pikachu. Nidoking comunque conosce delle mosse che possono contrastare il tipo veleno. Charizard pure, ma Charizard come vedete sta a livello 39, l'ho livellato un po' troppo. E quindi facciamo così. Qui che c'è? Il guardiano della zona safari è vecchio, ma ancora in gamba. Però porta la dentiera, è vero, dobbiamo recuperare i denti. E lui ci darà forza. Koga dovrebbe avere dei Pokémon abbastanza forti, Non bisogna sottovalutarlo. A parte che serve Nidoking per il tipo terra, che è super efficace al veleno, vabbè. Però vedete, alcuni hanno dei Pokémon di tipo psico, quindi... vabbè, ma così è troppo, Mica poi fa così. Aspettate un attimo, perché non si può, Poi qui ci sono i muri, vero? Body Slam. Perfetto. Grande Pikachu che passa al 36. E qui si sale in fretta perché sono tanti punti esperienza. Molto bene. Arbok, qui serviva una mossa di tipo terra. Ok, fulmine. Dai, perfetto. Sì, qua metto Blastoise. Non c'è neanche il bisogno che vi spieghi il perché. Blastoise al 39. Poi, super pozione. Pikachu, molto bene. Sì, qua ci stanno i muri, infatti. Lo vedo. Queste battaglie, cioè, ve le sto a velocizzare perché non sono importanti, Lo dico per i nuovi, magari, per chi guarda i miei video per la prima volta. Non è che a me piace velocizzare in continuazione, però queste battaglie qua non serve. Contro Koga invece no, ovviamente, per ovvie ragioni, visto il capo palestra, merita una maggiore attenzione. Bravissimo Pikachu, ipno, sì, cambio, assolutamente, usiamo gelo raggio, purtroppo morso qui di tipo normale in questa gen, quindi non è super efficace. Diamo un'altra super pozione a Pikachu,
Molto bene. Io voglio andare da questo, sì. Non mi dica che questo è Koga, ragazzi. Sì, mi sa che è lui. Sì, ragazzi, era lui. Pensavo che era un altro. Vabbè, non fa niente. Comunque, vedete i livelli come sono abbastanza alti. Allora, io qui butto dentro Charizard. Per forza. Finalmente. Cioè, finalmente. Meno male che ha fallito. Adesso possiamo usare sia volo che braciere. Grande Charizard. E passa a livello 40. E no, non cambio, no. Uso sempre volo. Livello 46. Cioè, ragazzi, Sabrina invece è proprio... Cioè, i Pokémon proprio oltre il 50, eh. E la prima generazione era molto complicata rispetto poi ai remake di Rosso Fuoco e Verde Foglia. Per non parlare di Let's Go Pikachu e Eevee, che sono giochi proprio facili. Invece qua dovevi proprio impegnarti ad allenare la squadra, avere le mosse giuste, cioè erano altri tempi. Ok, non è che mi ha levato così tanto, siamo braciere. Venomoth è il suo ultimo Pokémon, sì, tengo a questo punto Charizard. Livello 50, siamo 10 livelli sotto. Infatti a pensarci, allenavo un po' di più la squadra. Vabbè, tanto sto andando bene lo stesso, quindi ecco fatto, siamo stati avvelenati. Braciere. E addio Venomoth, abbiamo vinto. No, è rimasto con un PS. Sicuramente lui mo si cura. Poi si usa pure doppio team. Come fallisce? Vabbè, perché ha usato... Ah, l'abbiamo battuto. Perfetto. Passa pure al 41, mi sa. No. Molto bene. E adesso ci darà tossina, quindi dobbiamo tornare indietro per posare gli oggetti. Ottimo. Perfetto, adesso usciamo di nuovo da qui e andiamo a salvare e concludiamo anche l'episodio. Non prima di aver insegnato tossina al nostro Venusaur. Eh sì, la do proprio a lui. Anche se tossina è una mossa che possono imparare tutti, però. A parte potrei darla al Nidoking, che è proprio... A parte che pure aspetta. Venusaur pure erba veleno. Sì. Vele in polvere. Molto bene. Allora, ragazzi, direi che a questo punto possiamo anche interrompere qui il video. Ci vediamo nel prossimo episodio, dove faremo la zona safari e dove ci sarà anche una bella sorpresa. Io vi saluto e vi ringrazio. Ci si becca nel prossimo episodio di Pokémon Giallo. Non mancate. Ciao ciao.